presso la nuova sede dell'assessorato al turismo del comune di Tropea, nell'antico sedile dei nobili, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione del premio letterario nazionale Tropea. A fare gli onori di casa il sindaco Giuseppe Rodolico, l'assessore alla cultura Maria Stella Vinci, il consigliere comunale Caterina Strano, Pasqualino Pandullo, presidente dell'Accademia degli Affaticati, Gilberto Floriani, direttore del sistema bibliotecario vibonese, Maria Teresa Marzano, organizzatrice dell'evento, e il giornalista Francesco Barritta, ufficio stampa. Il premio Tropea quest'anno tornerà nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro del Porto, il 26 e 27 luglio alle ore 20:30. Protagonisti delle serate, che come ogni anno saranno presentate dai giornalisti Rai, Pasqualino Pandullo e Livia Blasi, saranno i finalisti Antonio Moresco, La Lucina, Mondadori 2013, Sandra Petrignani, Marguerite, Neri Pozza 2014, Chiara Valerio, Almanacco del giorno prima, e Inaudi 2013. Accanto a loro tanti ospiti e diversi momenti di intrattenimento musicale e teatrale. Tra gli artisti, il cantautore Peppe Fonte, la cantastorie Francesca Prestia, l'attore Saverio Vallone, Giovanni De Sousy Quartet, il duo Madera Balza. Tra gli ospiti, il sociologo e docente Ercole Giapparini, lo scrittore Nicola Fiorita, Santo Gioffre, vincitore del premio Calabria con il libro Leonzio Pilato, Massimo Mauro, commentatore sportivo Sky, Gabriella Larovere, medico, sceneggiatrice e scrittrice. Non mancheranno i vincitori delle passate edizioni, Mimmo Gangemi, Vito Teti, Carmine Abate. Confermata, inoltre, la presenza del ministro degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, ex sindaco di Monasterace, e dell'assessore alla cultura della regione Calabria Mario Caligiuri.